molto fu da ciascuna delle donne e degli uomini il parlar di Madonna Oretta lodato, il qual comandò la reina a Pampinea che seguitasse, perché ella così cominciò. Compagni miei, un dubbio l'animo m'affligge. Se v'è possibilità che un'anima di nobil mestiero impari da un vil mercante, se cieca è la fortuna. Dunque, cieco è il sorteggio dei mestieri, è l'animo stesso ad essere cieco. Se un uomo di vil mestiero non fa ciò che un nobil uomo, stesso è per l'animo risposta a dar intendo con la storia del nobile Geri Spina, giunto a Firenze per trattar di molto, il qual racconta per lettera al suo mandante, Bonifacio VIII, d'esser dalla città uscito con molto più di carta e danaro, ma con un nuovo amico e grande insegnamento, che a santità sua raccontar non poté. Sua santità eminentissima, in dover mi sento di riportare nel mio rapporto di questi giorni di trattative la vicenda di un gentil buon uomo che non solo di buon vino mi lusingò, ma di servitor canaglia mi ravvisò. Ben Civenisti è il nome di colui che parlo, detto Cisti da gente comune, il fornaio. Non sol di pane è costui conosciuto in Firenze, ma del suo ottimo vino, che a piccoli sorsi berne si puote, come a piccoli passi verso d'altare il curato si muove, che il piacer s'apprezza solo in qualità, mai di tracanno in quantità. Questo insegnamento a perspicacia sua debbo, e da sua maestà riportar mi sento. Di ogne, io e li legati miei, avante local suo passammo, ed egli, che di danaro non lamenta, bevanda sua darci volea di rinfresco al caldo. Arguzia sua capir mi fece, che a nobil uomo invito non potea dar il vil mestiero suo, per la superiorità mia sui compagni miei danno non recare. Così, ogni dì, quando passammo fuori dal forno suo, lui sedea e bevea fino al nostro passare avante, fino a che, passati uno, due, tre giorni, a sorseggiar con lui invitato mi feci. Felice fu risposta sua, e del buon vin ci deliziò, ed esperienza fu gradita. Tanto che, di lì avante, ogni giorno ci fermammo a sorseggiar del suo gentil siero. Grande è la bontà sua, e la sua arguzia. Ed di lucidità multa prova mi diede, quando al banchetto d'addio rifiuto mi fece di partecipare in corpo. Ma, come di nostro Signore, veder corpo non si puote, ma sua presenza d'amor avvertir nel core, egli stesso al convivio si fece sentire, al momento che a canaglia il mio ordine impartire. Quando a costui del vin ordinai un fiasco, dal servo mio damigiana gli fu portata, e il cittadin di costui invidia rifiutò di riempir recipiente, e tornò senza man di bevanda capiente. Un sol messaggio gli fu abbastanza per capir farmi di servo infamia. Sbagliato loco sei giunto, servo. All'Arno recarti devi con un tal armamento. Ecco allora, o Padre Santo, che dell'inganno mi accorsi, e poi che fu il peccator di lezione imparata, armato di fiasco si rivolse al fornaio e tornò con man ben armata. E poi che il convivio finito fu, egli stesso venne con grande scorta di vino che servi non si meritano, causa del braccino corto che tenne a mio sottoposto. Così fu bene, sua santità, che imparai che non sempre a vil mestiero è tale l'anima, e che l'amicizia tra noi nata è, se Signor vuole, profonda rinascita. Ossequiosi saluti, Geri Spina. Salve a tutti, mi presento, sono Giovanni Boccaccio e oggi terrò un commento alla novella di questi tre ragazzi, grazie anche all'intelligenza artificiale, che mi ha risvegliato dalla tomba.
partirei con il dire che questi giovani hanno compiuto un sublime lavoro di interpretazione, grazie al quale sono riusciti a mantenere i collegamenti sociali tra i personaggi tali e quali a come li avevo pensati. È sempre Jerry che si abbassa al livello di Cisti, un fornaio, e mai il contrario. Nonostante ciò, grazie alla propria arguzia, anche il borghese può dimostrarsi di anima buona riconoscendo la superiorità sociale del nobile, a cui si offre di fare favori. È esattamente l'insegnamento che intendevo trasmettere scrivendo la mia novella, colto alla perfezione dai ragazzi, cioè il fatto che c'erano, ci sono e ci saranno sempre disparità a livello sociale nella popolazione. Ma ciò non significa che non ci possa essere armonia tra esponenti di ceti diversi. La società ideale che voglio descrivere è una realtà gerarchica in cui ogni strato si accontenti della sua posizione e in cui regni perfetta armonia, che si basa su alcuni valori particolari che la classe borghese dovrebbe avere, in modo che ci sia una comune visione della vita. In questo senso Cisti è la massima espressione di tale concetto, la sua virtù dell'industria gli permette di agire in modo cortese senza violare l'etica dei ruoli, attraverso l'uso della parola che gli permette di esplicitare la sua arguzia. Tutto è unificato dall'unico valore della cortesia, presupposto fondamentale della mia società ideale. Marabana.